Bene, amici di The Smart Revolution, oggi siamo in compagnia di un telefono che qualcuno ha definito bruttissimo, grandissimo, scivolosissimo. Probabilmente non ne capiamo molto, ma io oggi sono in compagnia del nuovissimo LG V10 che è arrivato in Italia da poco. Questa è una versione extra Europa perché è dual SIM. A me ha convinto veramente tanto, fra tutti gli LG del 2015-2016 è sicuramente il più bello, questo retro, scusatemi, con questo effetto gommato è veramente bello, ha un grip incredibile, è grande perché è un 5,7 pollici, ha delle ottime performance, un'ottima fotocamera come del resto aveva fatto con LG G4, a me è piaciuto più del G4, l'unico neo, probabilmente la batteria. Per vedere però tutto il resto e come va, vi rimando come sempre a fra qualche secondo. Ebbene amici, eccolo qui, vi avevo preannunciato LG V10 in questa versione extra europea dual SIM. Vi faccio vedere rapidamente quella che è la dotazione. Abbiamo un caricabatterie in questo caso con la presa inglese fast charge, ma realmente fast charge in 60-65 minuti riesce a caricare totalmente, interamente il nostro dispositivo e un cavo dati USB, micro USB. Per il resto la dotazione finisce, non abbiamo nient'altro. Vi do un po' di informazioni su quelle che sono le caratteristiche del nostro dispositivo. Abbiamo un 5,7 pollici QHD, abbastanza impegnativo, abbastanza grande come state vedendo, 159,6 x 79,3 per 8,6 mm di spessore, fotocamera come vedete che non ha particolari sporgenze, la fotocamera è un'ottima unità da 16 megapixel con stabilizzatore ottico d'immagine, messa a fuoco laser come da tradizione ormai in casa LG già con il G4 e flash dual LED dual tone. Vi dico subito che la fotocamera è il punto davvero di forza di questo dispositivo, quello che rende questo dispositivo sopra la media. Lettore d'impronte molto buono, reattivo, abbastanza reattivo, diciamo che su 10 tentativi 8 volte li prende, come vedete i soliti tasti volume. Per il resto intorno abbiamo questo frame di acciaio bellissimo e durissimo, senza nessun altro tipo di attacco o di connettore, soltanto il connettore micro USB inferiormente, il jack per le cuffie e l'altoparlante. Vi faccio vedere un attimo come LG non abbandoni la sua classica tendenza ad avere una scocca removibile, quindi scocca removibile, batteria removibile che in questo caso è da 3000 mAh e in questo caso come vedete abbiamo un dual SIM, abbiamo due SIM in versione in formato, scusatemi, nano, in questo caso ben 64 giga di memoria a bordo più la possibilità di espandere con la micro SD. LG continua nei suoi dispositivi ad avere batteria rimovibile, memoria rimovibile e nei dual SIM di avere, a differenza della concorrenza, non soltanto la slot per le due SIM, ma anche uno slot ad hoc per l'espansione di memoria. Come vedete, anche qui abbiamo il classico tap, doppio tap per il risveglio e poi lo sblocchiamo dietro con il lettore di impronte. Dicevamo, QHD, display da 5,7 pollici per 515 ppi, fotocamera che gira video in 4K a 30 frame per secondo e anche in slow motion a 120 frame per secondo. Nasce e rimane almeno ad oggi con Android Lollipop in versione 5.1.1. L'interfaccia, come vedete, è praticamente la stessa classica di LG, appunto versione Android 5.1.1. Diciamo che l'aggiornamento a Marshmallow è abbastanza atteso e soprattutto alle porte. Le impostazioni, come vedete, sono praticamente le stesse classiche tradizionali dell'interfaccia che ormai siamo abituati a conoscere di LG. Abbiamo qui la gestione della doppia SIM.
scheda e quindi possiamo decidere addirittura il colore del tema della scheda. In questo caso, avendo una sola SIM, possiamo scegliere il tema 1 o il tema 2 a seconda delle due. I dati mobili decidiamo su quale SIM devono essere preimpostati e stesso dicasi ovviamente per la scheda SIM da utilizzare principalmente. Suoni e notifiche abbiamo qui, fortunatamente, a differenza di altri produttori che abbiamo visto recentemente che non avevano nella gestione della dual SIM la doppia suoneria, qui possiamo nel profilo del suono scegliere il tipo di suoneria che più preferiamo a seconda della SIM e cambiare addirittura anche la vibrazione. Come sempre, le personalizzazioni da parte di LG sono davvero tante. Il second screen è la cosa più bella. Come vedete, noi qui in alto abbiamo la scritta del nostro sito. Se noi sfogliamo, abbiamo qui tutte le azioni e applicazioni che abbiamo fatto più recentemente e le andiamo a richiamare. In questo caso, ad esempio, andiamo a richiamare le impostazioni e ovviamente sono queste qui. Da qui andiamo a richiamare il sito e la navigazione internet e come vedete poi si ritorna. Su questo second screen noi possiamo andare a decidere quando lo dobbiamo mostrare, se quando lo schermo principale è acceso, quando è spento e anche che cosa ovviamente dobbiamo andare a mostrare. Nel caso nostro abbiamo scelto la firma, le applicazioni recenti, i contatti rapidi, perché qui poi possiamo avere anche, come vedete, i contatti rapidi, i prossimi piani se ci sono dei progetti successivi nell'arco delle giornate, addirittura lettore musicale e scorciatoia delle applicazioni che più frequentemente utilizziamo. Vi devo dire che fruizione di questo second display rispetto a quello che può essere stata l'intuizione da parte di Samsung con il display Age, secondo me risulta essere più comodo e più godibile, perché spesso con l'Age noi abbiamo e tendiamo erroneamente col palmo della mano ad attivare il second display, in questo caso no. E la cosa molto bella anche è che mentre noi stiamo utilizzando il nostro dispositivo con una qualunque applicazione, anche la navigazione internet piuttosto che WhatsApp, Telegram e via discorrendo, qui se arriva una telefonata ci arriva il nome e la possibilità di swappare da destra a sinistra, da sinistra a destra se vogliamo rispondere, da destra a sinistra se invece vogliamo chiudere la telefonata. Quindi un utilizzo veramente veramente molto smart di questa funzione. Ricordiamo come sempre nelle impostazioni che è rimasto tutto invariato. Come vedete abbiamo la possibilità di far scendere la tendina con le notifiche, i toggle rapidi sono sempre gli stessi, sempre molto ben implementati. Abbiamo il Q-Slide, abbiamo la possibilità di avere più applicazioni contemporaneamente con lo schermo, abbiamo la possibilità di fare con questo tasto qui uno screenshot e andare poi a modificare come più ci piace e inviarlo e condividerlo immediatamente. Come vedete c'è la funzione per condividerlo senza alcun problema, per cui come sempre la parte software di LG è una parte molto ben implementata e molto intelligente. Vediamo un attimo quella che è la navigazione. Eravamo sul nostro sito, andiamo a cercare il Corriere della Sera, navigazione ovviamente in modalità desktop e vediamo come si comporta. Come vedete abbastanza rapido, LG ha fatto la stessa identica scelta che ha fatto con il G4. Abbiamo lo Snapdragon 808, non l'810, che si comporta sempre molto bene, supportato in questo caso da 4 GB di RAM, che girano molto bene, ma lo Snapdragon 808 comunque si comporta sempre egregiamente, senza grosse difficoltà. Certo, se qualche volta confrontiamo l'utilizzo e la rapidità di reazione dell'810 rispetto all'808 in terminali, ad esempio come il Nexus IP, che sono riusciti a ottimizzare molto bene l'utilizzo, le prestazioni e gli eventuali surriscaldamenti dell'810, l'810 è un po' più performante rispetto all'808, anche nella semplice navigazione. Però in linea di principio non abbiamo assolutamente nulla da ridire, anzi un dispositivo ottimo. Vi faccio sentire il viva voce, molto molto potente, molto pulito, come del resto anche l'audio nella riproduzione multimediale. Adesso vi farò sentire, nonostante si tratti di un altoparlante mono, è molto valida. Benvenuto in Fastweb.
Se desidera conoscere il traffico da lei effettuato, digiti 1. Per conoscere le soglie di traffico ancora disponibili, come vedete, come potete sentire, l'audio è assolutamente soddisfacente. In questo caso di un video e quindi nella riproduzione musicale. Come sentite, l'audio è pulitissimo. Quella che è la fotocamera, come vedete, anche in questo caso abbiamo la funzione auto, la funzione manual, in cui possiamo andare ad impostare e a settare tutta una serie di parametri che sono assolutamente comodissimi e che per chi vuole sfiziarsi con la fotografia davvero LG ci consente di decidere. Possiamo andare a cambiare l'ISO, possiamo andare a cambiare l'esposizione, la messa a fuoco da automatica a manuale, decidere se fare una messa a fuoco più o meno vicina e quindi andare da macro all'infinito, cambiare la messa, il bilanciamento del bianco, i tempi di apertura del fuoco, che ricordiamo un'apertura di addirittura 1.8, e possiamo, grande novità su questo V10, addirittura decidere di impostare. Come vedete, c'è questo spettrometro che ci dice l'audio come va. Possiamo andare addirittura ad impostare anche la ripresa video in modalità manuale. Da questo punto di vista non esistono dubbi, sia da un punto di vista proprio di risultato finale che di qualità e di personalizzazioni, la parte della fotocamera è la parte, il cavallo di battaglia di questo dispositivo, e come al solito, come aveva fatto LG con il G4, per quanto riguarda questo dato, cioè la fruizione della fotocamera, siamo ai livelli top, se non probabilmente al meglio del riferimento nella fine 2015, inizio 2016, per cui complimenti davvero dell'LG. Se devo trovare un difetto anche bello grosso su un dispositivo così grande, così bello, così anche importante come dimensioni, la batteria, 3000 mAh non ci consentono mai di superare le 4 ore di display acceso. Vi preciso che l'interfaccia che vedete qui del drawer è quella di Nova che io ho installato, ma il drawer è quello tradizionale di LG senza grossi stravolgimenti. Detto questo, vi ripeto, dispositivo promosso, personalmente lo preferisco esteticamente al G4, a tutto quello che aveva il G4 migliorato, e personalmente anche esteticamente migliorato. Detto questo, vi saluto, vi rimando come sempre ai nostri canali, al nostro sito, e vi aspetto sempre qui su The Smart Revolution.